Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È il 7 aprile del 2013. Il caso di oggi si svolge a Yakima, un comune degli Stati Uniti e capoluogo della contea di Yakima, nello stato di Washington. Sono le 20:30 di domenica 7 aprile 2013, quando al dipartimento dello sceriffo di Yakima squilla il telefono. Dall'altro capo della cornetta c'è un uomo di nome Scott Sanford. Durante la chiamata spiega di essere stato fuori città e di non essere riuscito a contattare sua moglie per tutto il giorno. L'uomo dice che l'allarme di casa è scattato più volte, quindi chiede alla polizia di andare a casa sua per dare un'occhiata. È preoccupato e vuole sapere se è tutto ok. La polizia arriva a casa Sanford trovando Scott che aspetta davanti al vialetto. Non vuole entrare in casa da solo, sebbene stringa in mano una pistola che sta puntando verso l'entrata di casa sua. La polizia, vedendo la scena, pensa che in effetti sia un po' strano. Entrano in casa, ma non vedono nulla. È tutto immerso nell'oscurità. Inoltre, tutte le lampadine della casa sono state svitate. Qualcuno l'ha fatto per non essere visto? Pare proprio di sì. In quella casa, appena una settimana prima, erano entrati i ladri. Ecco perché sulla porta, sul retro, c'è un asse di legno. Quella tavola si trova ancora al suo posto, quindi non sembra che l'effrazione sia stata commessa seguendo le stesse dinamiche della volta precedente. La casa è ordinata, non ci sono segni di furto. Di solito i ladri sono di fretta, rovesciano i cassetti per trovare oggetti di valore. Ma in quella casa pare sia tutto a posto. Gli investigatori trovano sulla scena del crimine, sul tappeto dell'ingresso, un'impronta di scarpa insanguinata. A prima vista non c'è nulla di sospetto, fino a quando i detective arrivano alla camera da letto principale, dove trovano la povera Desiree riversa sul pavimento, senza vita. Per la precisione, è proprio accanto alla porta della propria camera da letto. È poco vestita e i detective percepiscono immediatamente un forte odore di sangue. Le hanno sparato 9 volte mentre la donna cercava di strisciare sul pavimento verso l'ingresso nel tentativo di uscire di casa e salvarsi. La polizia trova sulla scena del crimine diversi bossoli intorno al corpo della povera Desiree. Quei bossoli partono dall'ingresso, stanno sempre sulla destra e continuano fino allo studio che è situato appena fuori dalla camera da letto. Tutti i bossoli sono dello stesso calibro e sono così tanti che fanno pensare ad un atto premeditato. Desiree, la vittima di questo caso, ha 30 anni e fa l'insegnante a Wapato, nella contea di Yakima, sempre nello stato di Washington. Scott, il marito di Desiree, ha anche lui circa 30 anni. È alto 1,93 m ed è un ex militare. Come già vi ho detto in precedenza, è armato. I detective a questo punto portano Scott nell'ufficio dello sceriffo per fargli un interrogatorio. Lo fanno dunque accomodare nella camera degli interrogatori e lo lasciano lì. Per un po' lo registrano, in modo da vedere quali siano le sue reazioni. Scott si siede sulla sedia e inizia a mormorare. Ok, devi stare calmo. Stai calmo. Non piangere. Andrà tutto bene. Respira. Agli occhi dei detective, Scott non sembra affatto un marito che ha perso la moglie dopo 10 anni insieme. Sembra piuttosto che cerchi in tutti i modi di stare tranquillo, di rilassarsi e tenere il battito cardiaco e il respiro sotto controllo. Questa cosa insospettisce tutta la squadra. Perché Scott dovrebbe tentare di stare calmo? Piuttosto sarebbe stato più normale liberare le emozioni, lasciarsi andare. Quell'uomo, d'altro canto, ha appena perso sua moglie. Un detective entra nella stanza e dà il via all'interrogatorio dicendo: «Sa Scott, adesso le chiedo di darmi una mano a riempire i vuoti su tutto ciò che potrebbe essere accaduto a casa sua». Scott spiega che nel weekend si trovava nella zona di Tri-City, a circa 1 ora e mezza da Yakima. Alle 10 della mattina di sabato, Scott era al funerale di una sua zia, a Pasco. Dopodiché era sempre stato a casa di suo padre e di suo nonno a Kennewick. Desiree si stava riprendendo per una frattura alla gamba, ecco perché non era partita con lui. L'uomo le aveva parlato un paio di volte sabato. Verso sera le aveva detto: «Guarda, Desiree, qui sta piovendo. C'è vento e sono molto stanco per tornare a casa. Hanno organizzato una colazione per domani mattina, quindi dormo qui questa notte». La domenica mattina Scott aveva ricevuto un paio di messaggi dal sistema antifurto, in quanto era scattato l'allarme. I messaggi dicevano:
Porta principale aperta e chiusa alle 3.24. Porta sul retro chiusa alle 3.27 e aperta e chiusa alle 3.28. Scott, leggendo quei messaggi, aveva pensato che Desiree fosse entrata dalla porta principale per poi uscire dalla porta sul retro, per poi tornare dentro richiudendola. Desiree era a casa. Scott aveva provato a chiamare la moglie la domenica mattina, ma senza ottenere risposta. Però era rincasato ben 12 ore dopo. Era partito da Kennewick verso le 22.30 e mentre era in viaggio aveva nuovamente provato a mettersi in contatto con Desiree, senza però ottenere alcuna risposta. È stato a questo punto che Scott aveva iniziato a preoccuparsi. Ecco perché aveva chiamato l'ufficio dello sceriffo per chiedere di fare un controllo. Il detective a questo punto dice a Scott: «Uno degli agenti mi ha riferito che lei aveva con sé la calibro 45 di suo padre». Era un militare? Scott ribatte: sì, lo sono stato per 13 anni. Il detective risponde: oh, davvero? Allora, se c'è una persona preparata per entrare in casa e per assicurarsi che sua moglie stesse bene, era proprio lei? Scott ribatte: non che avessi paura che ci fosse qualcuno, mi sarei battuto con 100 persone per lei. A questo punto la domanda si fa pressante: se pensava che sua moglie potesse essere ferita o stare male, perché non era entrato in casa a controllare? Scott continua: quando ho visto la porta sul retro ho avuto come un blocco. Avevo paura di quello che avrei potuto vedere una volta dentro. Il detective ribatte: aveva paura di ciò che avrebbe potuto trovare se fosse entrato in casa a controllare? Scott risponde: sì. I detective hanno un sospettato per omicidio, il peggior crimine che si possa commettere, e stanno cercando di scoprire la verità che si cela dietro questo caso. Magari Scott era innocente, ma se non era stato lui, chi altri poteva aver colpito Desiree? Ma soprattutto, chi è Desiree? Come al solito facciamo un passettino indietro. Nasce a Moses Lake, una città degli Stati Uniti, situata nello stato di Washington, nella contea di Grant. È una ragazza onesta e gentile, inoltre ha un grande senso dell'umorismo. Prende lezioni di ballo e gioca a softball. Da adolescente guida una Chevelle del 1969. La adora, ascolta a tutto volume le canzoni degli SDC mentre va in giro. Ama così tanto quella macchina che quando si rompe, piuttosto che portarla dal meccanico e spendere soldi, impara a ripararla e col tempo diventa una vera e propria esperta. Dopo essersi diplomata alla Moses Lake High School, nel 2000, Desiree si iscrive alla Central Washington University, dove si laurea in educazione. Intanto conosce anche un ragazzo di nome Scott Sanford. Si sposano il 27 novembre del 2003, dopodiché Scott viene mandato in Iraq. In attesa del ritorno di Scott, Desiree inizia a lavorare come supplente a Moses Lake e nei distretti circostanti. Nel 2008 Desiree completa un master in educazione e la coppia si trasferisce a Yakima, dove Desiree ottiene un lavoro a tempo pieno come insegnante d'arte presso la Wapato Middle School. Desiree ama il personale di quella scuola, ama lavorare lì, è un'insegnante sicuramente gentile ma energica. Dedica se stessa e il suo tempo alle attività del doposcuola, portando persino gli studenti a dei concorsi d'arte. Negli ultimi anni Desiree scopre di avere un'altra grande passione. Ama follemente anche le moto. Acquista quindi la sua prima moto e con suo marito, Scott, diventa un membro devoto dell'organizzazione motociclistica Combat Veterans United a Yakima, impegnando il fine settimana con opere di beneficenza. Sono passate 2 ore dall'inizio delle indagini per l'omicidio di Desiree. È l'8 aprile del 2013 e l'interrogatorio a Scott, il marito della vittima, continua. Il detective chiede all'uomo se per caso in casa custodisce delle armi e Scott risponde: sì, alcune. I bossoli in giro per casa avevano fatto pensare ai detective che l'aggressore avesse per l'appunto un addestramento militare alle spalle, in quanto era entrato in casa e aveva seguito le pareti per andare dritto all'obiettivo. I bossoli trovati segnano uno schema molto preciso. Vanno dall'ingresso fino alla stanza di Desiree. Sono molti e nessun colpo è stato sparato a vuoto. Inoltre c'è anche l'impronta insanguinata di uno stivale sulla scena del crimine. I detective a questo punto sequestrano tutti gli stivali e le scarpe presenti in casa col fine di cercare una corrispondenza, ma su quei stivali non c'è traccia di sangue. Iniziano anche ad arrivare i primi risultati dal laboratorio, ma niente incrimina Scott. In casa c'è una finestra con delle assi di legno. La coppia, infatti, come già vi ho detto, aveva subito di recente una rapina. C'erano delle assi di legno sulla finestra perché era stata rotta per entrare in casa durante il furto. Sono stati rubati alcuni computer, dei telefoni rotti e un portagioie che apparteneva alla famiglia di Desiree. L'investigatore continua a interrogare Scott dicendo:
Quindi tra lei e Desiree andava tutto bene? Andavate d'accordo ultimamente? Non avevate problemi di nessun tipo? Scott risponde: sì, andavamo d'accordo, era tutto ok. Come già gli ho detto ieri sera, le ho parlato. Le ho detto per telefono: sta piovendo, c'è vento, sono molto stanco dopo questa giornata, quindi dormo qui stanotte. Scott dunque ha detto a Desiree che quel sabato sera avrebbe passato la notte a Tri-Cities. L'investigatore di conseguenza chiede: quindi Scott è rimasto da suo padre? È rimasto a casa sua? A Kenwick? Scott ribatte: no, in realtà sono stato da un'amica, si chiama Paige Bledz. E la conosce anche Desiree, abita a Moses Lake. Scott dunque ha detto che pioveva e c'era vento. Non voleva guidare con quel tempo, quindi aveva deciso di passare la notte fuori al posto di tornare da Desiree. Scott sostiene di essere arrivato a casa di Paige verso mezzanotte e mezza, per poi dormire sul divano. Il punto è che c'era più o meno la stessa distanza tra Tri-City e Yakima e Tri-City e la casa di Paige Blades a Moses Lake. Ci vuole diverso tempo per arrivarci e chiaramente questo insospettisce di nuovo gli investigatori. Infatti il detective chiede subito a Scott: aveva una relazione intima con Paige? L'uomo risponde immediatamente: non dovrei parlarne perché potrebbe sembrare brutto, ma sì, è così. Scott è ancora il sospettato principale, ma non c'è niente che indichi che sia il colpevole. Magari è stata Paige a pianificare tutto. La domanda da porsi è: chi aveva un movente per uccidere Desiree? Un investigatore dunque, per vederci più chiaro, si reca a Moses Lake a casa di Paige. Si incontrano a casa sua, dove la sottopone ad un interrogatorio in cui le chiede di parlargli un po' del rapporto tra Scott e Desiree. Paige ha poco più di 20 anni e lavora in un'azienda di produzione alimentare a Moses Lake. La ragazza conferma che Scott era arrivato a casa sua a mezzanotte e mezza sabato sera, ma non aveva di certo dormito sul divano. I due infatti erano stati insieme. Il detective esclama: quindi mi pare di capire che lei sia amica di Scott e di Desiree. Paige risponde: sì, esatto, eravamo amici, uscivamo insieme e ci divertivamo. Ho anche vissuto con loro per un po'. La verità è che il rapporto tra Scott, Desiree e Paige era andato avanti per parecchi anni. Paige spiega che Scott in realtà è il suo migliore amico. Quando si sono conosciuti lei beveva molto e lui le aveva dato una mano a combattere la e a risolvere altri suoi problemi personali. Scott e Paige erano diventati intimi dopo circa un anno di conoscenza e Desiree sapeva tutto. In pratica Paige faceva parte del loro matrimonio. Questo significa che Scott e Desiree avevano una relazione aperta. Il detective a questo punto chiede a Paige: questa situazione ha mai provocato rabbia o gelosia? Paige risponde: no, non direi fosse gelosa, più che altro era possessiva. Quando ha iniziato a sentirsi a disagio abbiamo chiuso la storia. C'era sicuramente tensione tra Paige e Desiree. Lo dimostrano anche dei messaggi ritrovati sul cellulare di Desiree inviati a Paige, in cui c'era scritto: stai lontana dalla mia famiglia, stai alla larga da casa mia. Non voglio più che ti avvicini a noi. Paige aveva risposto a quel messaggio scrivendo: se non ci fossi tu, Scott starebbe con me. Quando nella vita di un uomo c'è un'altra donna importante, oltre alla moglie, beh, questo può essere un buon motivo per liberarsi della coniuge. Ma non bisogna dimenticare che c'era l'impronta della scarpa lasciata sulla scena del crimine, che era di dimensioni piuttosto piccole, quindi non era assolutamente quella di Scott. Il 18 aprile 2013, 10 giorni dopo l'inizio delle indagini, gli agenti controllano gli account social di Paige e in effetti trovano qualcosa. Durante una conversazione con un'amica, Paige aveva scritto: ultimamente non dormo molto bene, è uno degli effetti collaterali della gravidanza. All'inizio non è chiaro chi sia il padre del bambino perché Paige non l'ha detto, ma i detective si sono interessati a questo fatto perché Paige aveva una relazione con Scott. Di conseguenza avrebbe potuto metterla incinta. Questo poteva essere un altro motivo per cui Scott voleva liberarsi di Desiree. Paige ha scoperto della gravidanza nel febbraio 2013, ossia qualche mese prima dell'omicidio di Desiree. Scott si è liberato di Desiree per creare una famiglia con Paige? Intanto, gli investigatori ottengono un mandato per analizzare il suo telefono. Paige era a casa di Scott e Desiree la notte dell'omicidio? La polizia non riesce a trovare alcuna prova che Paige fosse a Yakima la notte tra il 6 e il 7 aprile. Alla fine del 2013 Paige partorisce e poco dopo sottopone il figlio ad un test di paternità in seguito alla richiesta del suo ex ragazzo. Così ecco che si scopre che in realtà
È lui il padre del bambino e non Scott. Secondo Paige, lei e Scott si sono avvicinati molto dopo la morte di Desiree, ma poi si sono di nuovo allontanati quasi subito. Hanno continuato ad avere rapporti intimi ogni tanto, certo, ma in seguito Scott ha trovato un'altra ragazza ed è andato a vivere con lei. Arriviamo a luglio del 2014, sono passati 15 mesi dall'inizio delle indagini, quando finalmente per questo caso si verifica una svolta. I detective infatti ricevono un'importante soffiata in forma anonima. Dal numero di telefono riescono a determinare che quella chiamata era stata fatta da Paige. Di conseguenza la convocano nuovamente. I detective quindi dicono a Paige: abbiamo ricevuto una soffiata da lei riguardo nuove informazioni sulla sparatoria contro Desiree. La notizia è una vera e propria bomba, perché il movente è senza senso. Paige dice alla polizia che il colpevole dell'omicidio è Marty Grismet di Moses Lake. I detective a questo punto si guardano e pensano: Marty Grismet? E chi è questo tizio? Paige dice piangendo: Marty è stato il mio migliore amico per tanto tempo. Ho scoperto di essere incinta circa 3 settimane prima dell'omicidio e Marty è stato uno dei primi a cui l'ho detto. E lui ha pensato che se il bambino era di Scott, così come si credeva, Desiree avrebbe causato dei problemi. Esattamente 4 settimane dopo Scott mi aveva lasciata in quanto aveva conosciuto un'altra donna. L'avevo detto a Marty e lui aveva risposto: vuoi che mi prenda cura della nuova donna come ho fatto con Desiree? Paige continua: ero rimasta perplessa, quindi gli avevo chiesto cosa intendesse. Lui a questo punto mi aveva confessato di aver ucciso Desiree. Gli investigatori si guardano tra di loro e sono sbalorditi. Paige intanto continua a raccontare che Marty provava dei forti sentimenti per lei, ma non riusciva proprio a conquistarla. Tra i due non ci sarebbe mai stata una relazione. Ma soprattutto quel ragazzo nutriva una sorta di ossessione per Paige. La ragazza dice durante l'interrogatorio: Marty bacia la terra su cui cammino, è fissato con me. Siamo usciti per un po', ma poi ha scoperto di Scott e gli ho detto che non potevamo più vederci. Ma eravamo comunque rimasti amici, ci frequentavamo ancora. A pensarci bene, per Marty non aveva alcun senso eliminare Desiree, perché la ragazza da cui era molto attratto, ossia Paige, in quel momento pensava solo alla sua relazione con Scott. Quindi la cosa più logica per lui sarebbe stata eliminare Scott in modo da avere una possibilità con Paige. A questo punto entra nella storia l'ex moglie di Marty, si chiama Beth, ed è stata sposata con Marty dal 2013 al 2018. Al matrimonio Paige era la testimone di Marty e Beth aveva pensato fosse strano. Le sembrava insolito che avesse scelto lei piuttosto che uno dei suoi amici. Paige voleva essere completamente abbinata a Marty quel giorno. E a Beth la situazione non andava poi così bene, specialmente quando, dopo il matrimonio, aveva scoperto che Marty pagava l'affitto a Paige se non aveva soldi, le aveva comprato un'automobile. Praticamente ogni volta che a Paige servivano dei soldi, lui glieli dava. Inoltre, Beth aggiunge che Marty le nascondeva totalmente la situazione che c'era con Paige. L'uomo infatti le mandava continuamente messaggi in cui flirtava con lei e le faceva delle battutine. Nonostante la soffiata di Paige, c'erano delle cose che non avevano alcun senso. Prima di tutto, perché Paige non aveva detto queste cose fin dall'inizio? Quando aveva scoperto queste cose per l'esattezza? Ma soprattutto, perché le stava raccontando proprio in quel momento? Stava cercando di coprire Scott? Stava cercando di sviare le indagini verso Scott, mandando quindi fuori strada gli investigatori? I detective non hanno una sola prova che dimostri la colpevolezza di Marty. In pratica, quelle dette da Paige possono considerarsi delle dicerie. Quindi necessitano di avere molte altre prove per avere davvero qualcosa in mano col fine di arrestare Marty. I detective a questo punto propongono a Paige di indossare una microspia per parlare con Marty col fine di fornire delle prove. La donna accetta, combina un incontro con Marty col fine di farlo parlare di ciò che aveva fatto. Paige gli chiede se possono prendere un caffè dopo il lavoro. La polizia organizza a questo punto una squadra di 6 detective che si appostano attorno al bar per osservare l'incontro tra Paige e Marty. Paige dice a Marty: possiamo parlare un attimo senza nessuno intorno? Hai detto di non aver lasciato tracce, ma voglio assicurarmi al 100% che sia davvero così. Marty ribatte: non so di cosa parli. Paige dice: ma dai, su, lo sai benissimo. Marty risponde: non so niente, non ho fatto niente. Sei molto stressata, non so perché stai dicendo una cosa simile, Paige. Paige ribatte: e certo, come se io... Marty a questo punto continua dicendo: Paige, stai confondendo i sogni con la realtà. Paige risponde: sto confondendo realtà e finzione? Dici? Marty ribatte:
Proprio così. Paige continua. Possiamo parlarne da te il prossimo fine settimana, a casa tua, dove nessuno può sentirci? Marty ribatte. Se prima posso spogliarti per vedere se hai una microspia, potrebbe essere divertente. Marty non ammette mai nessun tipo di coinvolgimento con l'omicidio. Infatti, quando Paige cerca di toccare l'argomento, lui le dice di non sapere nulla. Marty non ha detto nulla di incriminante e i detective non hanno prove. C'è un triangolo tra Scott, Desiree e Paige. Ora si è aggiunto anche Marty. Ma chi è il colpevole? Scott era coinvolto? Aveva pianificato tutto Paige? I detective non sanno da che parte sbattere la testa. Intanto Paige, sotto interrogatorio, continua a raccontare la sua versione dei fatti e dice: la notte dell'omicidio Scott era a casa mia. Gli pago sempre la benzina se fa dei viaggi in più, quindi ho chiamato Marty per chiedergli $20 in prestito. Lui è venuto a darmeli, dunque sapeva che Scott non sarebbe stato a casa. Con lui aveva una pistola non registrata. Prima di andarsene ha spento il cellulare e ha preso la 24 che porta a casa di Scott. Quest'ultimo gli aveva fatto visitare la casa qualche mese prima, quindi sapeva che nascondevano una chiave all'esterno. Ha dunque preso la chiave ed è entrato dalla porta principale, che è la più vicina alla camera da letto. Erano più o meno le 3 del mattino quando Marty ha sparato a Desiree. Ha sparato un intero caricatore per poi uscire dalla porta sul retro. È uscito ed è rientrato, in modo da far pensare che fosse passato da quell'ingresso. Poi ha rimesso la chiave al suo posto e se n'è andato. È tornato a casa, ha acceso un fuoco dentro ad un barile e ha bruciato tutti i vestiti, le scarpe e i guanti. Si è fatto poi una doccia ed è uscito per andare a lavoro. Paige però racconta anche qualcosa d'altro di interessante. A quanto pare è stato Marty a commettere la rapina una settimana prima. Ha preso un computer, dei telefoni rotti e un piccolo portagioie. Paige dice: Marty mi ha detto di aver nascosto quelle cose a casa di suo padre e che mi avrebbe portata lì per vederle. Qualche mese dopo succede qualcosa sul posto di lavoro di Marty. L'uomo fa le pulizie in un ufficio e viene visto dai colleghi con una busta di plastica contenente dei pezzi di una pistola. A questo punto gli investigatori vanno a Moses Lake per prendere l'arma e portarla direttamente a Yakima, dove viene sottoposta all'esame dell'esperto in balistica. Il bossolo della pistola e del proiettile corrisponde alla pistola usata sulla scena del crimine, quindi quella è l'arma del delitto. Arriva il 13 novembre del 2014, sono passati 19 mesi dall'inizio delle indagini e Marty e Beth sono sposati da circa 19 mesi. Quella mattina Marty chiama sua moglie all'entrata, le chiede di portargli le scarpe. La donna si avvicina e trova ben 6 poliziotti in divisa che stanno arrestando suo marito. Le consegnano un mandato di perquisizione dicendo che c'è di mezzo un delitto e a questo punto Beth non sa minimamente a cosa pensare. Successivamente i detective ottengono anche un mandato per perquisire la casa del padre di Marty. È lì che la polizia trova un paio di stivali su cui fanno dei test e la suola di quella scarpa corrisponde all'impronta trovata sulla scena del crimine. Scott e Paige a questo punto non vengono accusati. La polizia non pensa che siano coinvolti nell'omicidio. Il 13 novembre Marty viene arrestato e portato alla centrale per un interrogatorio. Il detective chiede: si è offerto di uccidere Desiree per conto di Paige? Marty risponde: no, non ho mai proposto di uccidere nessuno. I detective ribattono insieme: ora deve dirci tutta la verità, deve fornirci informazioni utili che possiamo effettivamente verificare. Marty ribatte: non potrete mai confermare niente di ciò che dice Paige, perché eravamo solo io e lei, è la mia parola contro la sua. A questo punto il detective dice: dall'inizio della conversazione, da quando si è seduto lì intendo, il suo cuore è pronto a saltarle fuori dal petto, lo si può vedere fin qui. È evidente, capisce? Se dovessimo misurarle i battiti sarebbero alle stelle. E sapeva esattamente di cosa avremmo parlato quando si è seduto. I detective a questo punto dicono tutto ciò che sanno a Marty. Sanno che l'uomo ha raccontato a Paige di aver commesso un furto a casa di Desiree e Scott. Ha raccontato di aver rubato un portagioie, un computer, dei telefoni rotti. Ha raccontato a Paige di essere tornato in un secondo momento e di aver usato la chiave per entrare. Di aver trovato Desiree seminuda, di averle sparato, di essere tornato a casa e di aver bruciato i vestiti. Marty a questo punto sta per sentirsi male, è evidente, basta guardarlo in faccia. Dice debolmente: sta cercando di incastrarmi dicendovi che sono stato io a uccidere Desiree. Ma è assurdo! Il 24 dicembre 2014, l'ufficio in cui lavorava Marty, a Moses Lake, chiama i detective per informarli di aver trovato una valigia contenente un portagioie
e un computer. Le autorità vanno a controllare e in effetti trovano il portagioie di Desiree. Apparteneva alla sua famiglia e anche il computer proveniva da casa di Desiree e Scott. Per qualche ragione Marty aveva buttato tutto lì e questo significava che effettivamente aveva commesso la rapina, perché lì c'erano tutti gli oggetti rubati in casa. A questo punto i detective lo accusano di omicidio di primo grado. Il ragazzo decide di dichiararsi colpevole utilizzando l'Alford Plea. Con l'Alford Plea in pratica mantieni il tuo stato di innocenza, ma riconosci che il pubblico ministero approva a sufficienza per farti apparire colpevole durante il processo. Marty viene condannato a 15 anni di reclusione. Resta la convinzione che Paige avesse chiesto a Marty di uccidere Desiree. Marty d'altronde avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Ancora oggi le autorità pensano che Paige, e forse anche Scott, abbiano qualcosa a che fare con la morte di Desiree. Ma non hanno ancora prova di ciò, almeno fino ad oggi. Onestamente io fin da subito ho pensato che Paige avesse manipolato Marty per far uccidere Desiree. Credo che a Marty Paige piacesse davvero tanto, però a Paige piaceva Scott. Non so se Scott abbia avuto qualcosa a che fare con questo crimine, ma onestamente mi viene da dire che avrebbero dovuto investigare un po' di più su Paige. Tradotto, non credo sia stata fatta giustizia a sufficienza, ma almeno un uomo in grado di uccidere ora è dietro le sbarre. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso e fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso con un commento qui sotto. Nel frattempo io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.